Siamo con il presidente dell'Avis di Agropoli, Rosario Capozzolo, per la cerimonia di premiazione dei soci storici di questa bellissima realtà che si trova nella città di Agropoli. Rosario, c'è tanta emozione, ma soprattutto gratitudine per queste persone che ogni giorno, ecco, si spendono per gli altri. Sì, e questa è un'occasione per far capire alle persone che fare un gesto del genere è così importante, donare il proprio sangue perché ce n'è tanto bisogno. Alla fine poi ci sono questi riconoscimenti che non sono altri che riconoscimenti simbolici, però danno il senso di quanto sia importante donare il sangue. Quest'anno poi abbiamo pensato di fare un pensiero a queste ragazze un po' più consistente, nel senso che abbiamo pensato di dare un abbonamento al teatro di Filippo di Agropoli. Quest'idea mi è venuta anche per dare una mano a questo teatro che ha avuto 2 anni di fermo e chiaramente ci sono tanti problemi. E io penso che noi tutti come associazioni che operiamo nel sociale dobbiamo preoccuparci anche della cultura. Infatti questo è un bel gesto da parte dell'associazione Avis che sostiene un'altra realtà che è appunto quella del Cineteatro Edoardo De Filippo e quindi sostiene la cultura nella città di Agropoli per la sua ripartenza. Tant'è che insomma saranno consegnati degli abbonamenti, come diceva poc'anzi il Presidente, a tutti i premiati questa sera. Possiamo lasciare un messaggio ai telespettatori di Cilento Channel anche per quanto riguarda quello che è il vostro lavoro che da domani continuerà incessante sempre alla ricerca di nuovi donatori per garantire ovviamente la raccolta sangue. Certo, io non mi stanco mai di dire, io devo ringraziare voi che mi sostenete con la vostra emittente, portando avanti questo discorso che facciamo tutti i giorni. Noi siamo impegnati sempre nella raccolta di questo medicinale, io lo chiamo perché è un medicinale salvavita, che non si trova in farmacia, ma è che è qualcosa che abbiamo noi. Se noi non lo diamo, è come avere una sala operatoria con grossi luminari e poi non c'è una macchina poi senza benzina, perché le sale operatorie possono essere ben attrezzate, con specialisti, però se non hanno il sangue non possono fare niente. E noi facciamo sì, cerchiamo di dare il nostro contributo affinché l'emergenza abbia una soluzione. Rosario, ricordiamo le prossime raccolte, così da tenere aggiornati anche i nostri telespettatori. Noi raccogliamo in effetti tutti i lunedì e i giovedì in sede, la prima e la terza domenica siamo in sede, poi le altre domeniche siamo in giro, tutto il Cilento. Tu sai che noi abbiamo 2 strutture mobili, per cui tutte le domeniche usciamo con 2 strutture mobili e copriamo, cerchiamo di coprire, andare sotto casa del donatore e dargli la possibilità di fare, perché tanta gente ha voglia di fare, magari non trova l'occasione, non ha il tempo e noi cerchiamo di sopperire a questo. Dobbiamo assolutamente festeggiare questo evento e soprattutto ringraziare i donatori. Ecco, donare il sangue significa donare vita e quindi non possiamo veramente non stringerci un abbraccio collettivo e ringraziarli. Un ringraziamento speciale naturalmente va a Rosario Capozzolo, che è il loro presidente, che veramente con grande impegno, grande volontà porta avanti questo progetto veramente che salva le vite. Quindi ognuno di noi deve farsi insomma, carico di portare avanti questa idea, quella di donarsi agli altri e anche di incrementare il numero dei donatori. Oggi ne abbiamo, diciamo, donatori che hanno fatto 20, 30 anni di donazione, centinaia di donazioni, quindi veramente persone eccezionali, dobbiamo prendere esempio da loro e credo sia anche giusto insomma, ringraziarle e portare ad esempio. E ognuno di noi credo deve farsi parte diligente e portare questo messaggio della dotazione, di recarsi all'Avis, insomma, perché sia una cosa corretta. Tra l'altro io nel mio intervento sottolineavo anche il fatto che fare donazione significa anche fare prevenzione per se stessi, perché poi alla fine donando il sangue l'Avis ti recapita tutte le analisi
diciamo, del sangue, quindi fare un screening complessivo e tante volte è capitato, insomma, che proprio da questa verifica uno ha trovato anche delle cose da mettere a posto, quindi ecco, doniamo agli altri e facciamo anche un po' di prevenzione per noi.